Benvenuti a questo nuovo appuntamento con un sindaco a bordo, il nostro viaggio alla scoperta del territorio, delle sue eccellenze. Oggi andremo in una realtà che si affaccia sulla Val di Chiana e che con il suo cassero la domina, un percorso fatto di agricoltura sostenibile e antichi castelli. Allora andiamo alla scoperta di Castiglio Fiorentino. Eccoci, siamo arrivati al municipio di Castiglion Fiorentini, incontriamo il sindaco Mario Agnelli, buongiorno, benvenuto a un sindaco a bordo. Buongiorno a voi e benvenuti a Castiglion Fiorentini. Io direi allora di iniziare questo nostro percorso alla scoperta di questo territorio andando direttamente alla prima tappa. Prego. Andiamo. Allora, andiamo a conoscere la Pinacoteca di Castiglion Fiorentino che fa parte del sistema museale castiglionese. Prima tappa, appunto, incontriamo Stella Menci che è coordinatrice scientifica di questa importante realtà. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto. E benvenuta lei a un sindaco a bordo. Dicevamo, una realtà importante, qui vediamo tanti quadri, ma questo è un sistema articolato. Quali sono le cose più suggestive, più importanti che sono contenute qui all'interno? Il sistema museale include, oltre che la Pinacoteca dove siamo adesso, che comprende una quadreria con pezzi pregevoli come il Bartolomeo della Gatta, anche la parte di sotto che invece comprende oreficerie di straordinario valore che andremo a vedere più tardi. Poi comprende un museo civico archeologico che contiene pezzi soprattutto etruschi come un santuario meraviglioso di V secolo a.C., una sala medievale e un percorso sotterraneo dove sono stati rinvenuti pezzi poi musealizzati. Qui alle nostre spalle Bartolomeo della Gatta, esatto, un pittore poco conosciuto forse rispetto ad altri, ma comunque di altissimo valore. Di altissimo valore che si sta riscoprendo proprio adesso, infatti sembra che la critica lo additi tra i dieci maggiori del 400. Questo quadro è da poco ritrovato a Expo Milano 2015 e veramente richiesto da ogni parte d'Italia. Ecco, lei ha voluto fortemente far partire questo quadro per farlo vedere in un palcoscenico così importante come quello di Expo 2015. Come è nata questa idea e quali sono anche i frutti che ha portato? I frutti li attendiamo e sono sicuro che arriveranno con l'investimento che abbiamo fatto. Non capivo per la verità come mai Vittorio Sgarbi anche in epoche recenti veniva frequentemente da queste parti e quando veniva da queste parti si soffermava davanti a questo Bartolomeo della Gatta. Poi abbiamo capito perfettamente quando l'ha scelto tra le opere principali che nel Padiglione Italy rappresentavano la Toscana. Quindi questo periodo di grande afflusso di visitatori che c'è stato perlomeno in quel padiglione ha fatto sì che quest'opera di Castiglion Fiorentino, unitamente anche al busto di Sant'Orsola, sia stato assolutamente oggetto di interessi
da parte di turisti di tutto il mondo. Una realtà a pochi metri dalla sede del municipio di Castiglion Fiorentino. Qui all'interno sono custodite anche due importanti reliquie. Allora io direi, Stella, se ci fai strada, di accompagnarci a scoprirle e a conoscerle insieme. Prego, Stella. Allora, noi siamo arrivati qui a questo reliquiario, quello relativo alla cosiddetta Croce Santa. Esatto. Qui sono custodite due importanti reliquie, ci può spiegare quali sono? Sì, questo è un reliquiario di metà del 300, è in argento bagnato in oro, una manifattura straordinaria, probabilmente francese, e contiene al suo interno due stauroteche. La prima contiene in alto un frammento della vera croce e la seconda invece un frammento della corona di Cristo. Ecco, come si è arrivati a far sì che fosse proprio qui a Castiglioni? Esatto, perché le reliquie furono donate a metà del 300 dal re Luigi IX, detto il Santo, fra Mansueto. Fra Mansueto era un frate castiglionese appartenente alla nobile famiglia dei Lombardi che vivevano nel castello di Mammi. E ebbe un'importante carriera ecclesiastica, infatti fu legato pontificio, ambasciatore e confessore di ben quattro pontificati, quattro papati, e Alessandro IV lo mandò come ambasciatore di pace per far appunto da paciere tra Francia e Inghilterra a metà del 300, che diciamo che stavano attraversando un periodo di forti conflitti da anni e anni, e lui riuscì a far firmare il famoso Trattato di Parigi del 1258, in cui questi due stati riuscirono a porre fine a questo decennale conflitto. E il re Luigi IX, il Santo, per ringraziarlo di quest'opera di mediazione, donò al frate queste due reliquie. Non si sa se la croce fosse contemporanea o meno alle reliquie, e comunque furono messe qui dentro e poi nella chiesa di San Francesco di Castiglion Fiorentino, qui che è stato rinvenuto il reliquiario. Quindi lui ha deciso comunque di donare al suo paese natale e poi metterla all'interno del convento di San Francesco, visto che lui è un frate francescano. C'è anche la lettera, sta rinvenuta a un altro reliquiario settecentesco che conteneva la lettera di accompagnamento di questo dono. La lettera originale adesso non è più a Castiglion Fiorentino ma a Prato, e il sigillo, quello è il sigillo del re Luigi IX, in cui si attesta che il re Luigi fa questo dono a Fra Mansueto. Nella lettera c'è scritto proprio questo, con il sigillo di cera del re. Tra l'altro una fattura importante quella importante, di questo reliquio. Sì, questo è un oggetto comunque studiato da più importanti, diciamo, storici dell'arte del mondo, una fattura molto particolare, molto raffinata, di altissimo livello francese. Questa figura, quella di Fra Mansueto, lo dicevamo, originaria di Castiglion Fiorentino, sì. Una figura che per le sue caratteristiche è stato anche protagonista di un progetto su scala europea. Ci può spiegare qual è? Sì, è il marchio del patrimonio europeo. Abbiamo concorso noi con questa figura, abbiamo proposto la figura di Fra Mansueto perché richiedevano, ecco, dei siti, che potevano essere sia siti architettonici oppure personaggi o altro, che in qualche modo rappresentassero i valori dell'Italia, dell'Europa, quindi valori di pace, prosperità, unione, integrazione. Quindi abbiamo titolato proprio questo il nostro concorso Fra Mansueto, ambasciatore ante litteram, perché comunque ha svolto quest'opera di mediazione a metà del 300, ecco, ponendo fine a un conflitto veramente di anni e anni, quello che ha preceduto la famosa guerra dei cent'anni tra Francia e Inghilterra, e quindi è riuscito in qualche modo a unire queste due importanti nazioni, a far pace a queste due importanti nazioni. Siamo arrivati finalisti insieme al castello di Canossa, quindi ecco, è un onore per noi. Hanno concorso 27 stati in tutta Europa e quindi è un traguardo importante. Per Castiglion Fiorentino quindi un importante riconoscimento, una realtà dalle salde radici ma che ha dei valori che possono essere definiti universali, quindi anche protagonisti per quello che riguarda l'identità europea. Ma sicuramente a livello diplomatico nulla di più è stato mai fatto rispetto a quello che la storia di Fra Mansueto, ora ascoltata, ci riporta quindi indietro nel tempo. Noi siamo ben lieti di poter coltivare e custodire queste importanti tradizioni di Castiglion Fiorentino e siamo anche affezionati a certi simboli, no, del nostro museo, della nostra storia. Siamo davanti a questa croce
che tra l'altro viene anche portata in processione il giorno del patrono San Michele, l'8 maggio, quindi questo è il connubio forte che lega la nostra storia, la nostra tradizione alla comunità anche di oggi. Questa figura di Fra Mansueto, dicevamo, forte il legame con Castiglion Fiorentino, nonostante fosse legato pontificio, avesse rapporti in tutta Europa, come si è sviluppato nel corso degli anni questo legame fra Fra Mansueto e la sua città natale? Lui si trasferì giovane, molto giovane a Roma perché ebbe questa carriera ecclesiastica folgorante e importante. I documenti ci dicono che poi ritornò a Castiglion Fiorentino nel 1270, probabilmente fu sepolto proprio nella chiesa di San Francesco, anche se non sono state ritrovate ancora spoglie, comunque non è stata ritrovata la tomba del frate. Comunque ha fatto tanto per Castiglione, anche perché per esempio le mura pisane, comunque le mura che circondano il nostro paese, sono state fatte con l'aiuto dei pisani, economico dei pisani, proprio per ringraziare Fra Mansueto di averli aiutati ad evitare la scomunica. Quindi eccoci, in tanti edifici di Castiglione c'è sempre il ricordo di Fra Mansueto, nelle mura pisane, nello stesso convento di San Francesco, perché comunque fu fatto anche grazie questo a un intervento di una famiglia nobile pisana che ebbe piaceri e favori da Fra Mansueto, quindi un legame che è sempre rimasto nel tempo, anche se lui comunque viveva a Roma, alla corte di Papa. Ci vorrebbe un Fra Mansueto anche oggi, cioè, o tanti Fra Mansueto. E questo ce lo auguriamo anche noi. Il nostro percorso prosegue, noi siamo a pochi metri dal Cassero, dalla sede del municipio di Castiglion Fiorentino. Abbiamo iniziato a conoscere quella che è la sua storia, quelle che sono le sue radici, quelli che sono i suoi valori. Adesso noi ci addentriamo nella campagna, nella Val di Chiana, e andiamo a scoprire un progetto innovativo e particolare che sta portando avanti un'importante azienda che ha deciso di trasferire una parte importante delle sue attività in Val di Chiana, ovvero quella di Avoca. Allora seguiteci. Allora, noi lasciamo alle nostre spalle il centro storico di Castiglion Fiorentino, iniziamo questo percorso, la scoperta di questo territorio dalla Val di Chiana, che è una delle realtà che contraddistinguono l'identità e la storia e la cultura di questo territorio. Tra l'altro abbiamo appena superato una chiesa molto particolare, a croce ottagonale, unica forse nel suo genere. Ci vuole dire qualcosa in merito a questa valle che appunto ha contraddistinto la storia di Castiglioni? Ma sicuramente passando di qui, insomma, già si ha un bel antipasto. La chiesa della Consolazione su pianta ottagonale, come ha detto, è una piccola perla anche di questo territorio che ha una sua unicità proprio per la sua forma. Ma è il territorio che qui circostante che comincia a parlare da solo, soprattutto dal punto di vista del paesaggio e dal punto di vista naturalistico. La Valle di Chio è definita da qualcuno Valle di Dio, e ritengo che sia un territorio piuttosto intatto, rimasto intatto con le sue particolarità, con la sua fertilità, con la sua tradizione anche contadina e soprattutto oggi con la trasformazione graduale in località anche molto apprezzata dal punto di vista turistico e ricettivo. La storia è una storia antichissima, origini etrusche, romane, una travagliata storia medievale che è visibile anche nella sua conformazione, quella del centro storico. Ci può dire qualcosa anche su queste origini etrusche? Tra l'altro c'è stato anche un progetto di valorizzazione, no? Sulle strade, sulle rotte degli Etruschi. Sicuramente, io partendo dall'area del Cassero, dove sono stati effettuati importanti lavori di scavo, quella chiara, evidente presenza etrusca che si può evincere da quella zona ha per me un fascino molto particolare, cioè immaginare che Castiglion Fiorentino sorge sopra di fatto una civiltà etrusca che a più riprese attraverso anche degli scavi per
lavori e di interventi che sono stati fatti, sono emerse queste chiare origini. Ha un suo fascino, secondo me, molto, molto particolare. La città è una città con una cinta muraria che non è rimasta perfettamente intatta, ma che denota come il nucleo abitato era quello che avete appena visto, con le tre porte d'ingresso della città, e intorno a noi abbiamo un paesaggio che rimane per certi versi ancora intatto, se consideriamo che qui alla nostra destra possiamo vedere un vecchio comune all'interno del comune di Castel Fiorentino, che era il comune di Montecchio Vesponi. Vediamo questo bellissimo castello, tra l'altro famoso perché è stato nei francobolli, quando c'erano le lire, è stato uno dei francobolli più utilizzati forse. Questo rimane a dominare tutta la valle, questo bellissimo castello. Qual è il legame che questa popolazione ha con l'epoca relativa ai castelli? Questa zona era, nonostante siamo vicini alla pianura, ce n'erano tanti, no? Questo forse è il più suggestivo, il più bello, il più imponente. Ma avete scelto anche il periodo giusto per venire da queste parti, se si considera che quest'anno si celebra il millenario di questo castello. Un castello quindi le cui origini vanno nel lontano Medioevo, e con alcuni passaggi di consegna tra vari potentati e famiglie nobili, oggi questo castello è sostanzialmente recuperato interamente, di proprietà privata. È un castello che può ancora meglio far vedere e far conoscere la storia di questa località. Ho scelto volutamente questa strada assolutamente periferica, di una campagna che, voglio dire, si racconta da sola, perché questo è uno scorcio di quello che poi noi andremo a vedere sulla parte pianeggiante, ovvero mi riferisco alla zona delle Leopoldine e dello Stradone, che è oggetto di questa nostra visita. E infatti la Val di Chiana per secoli è stata una palude, è stata bonificata a più riprese. I Lorena hanno avuto un ruolo importante quando amministravano il Granducato di Toscana. Adesso andremo a vedere un progetto di recupero in questa zona, che tra l'altro c'è stato un periodo circa una quindicina di anni fa in cui si era paventata l'ipotesi diventasse un aeroporto internazionale, questa zona addirittura intercontinentale, questa zona. E andremo a conoscere e vedere da vicino un progetto di recupero di queste Leopoldine e di tutto il territorio circostante, con un progetto di recupero anche di agricoltura molto particolare, agricoltura naturalmente biologica legata all'ambito farmaceutico. Allora andiamo a conoscere questo progetto che Avoca sta portando avanti in Val di Chiana. Percorso lo Stradone di Montecchio, arriviamo nei pressi di una di queste Leopoldine che compongono questo agglomerato. Incontriamo Sergio Fulceri di Avoca Erbe. Buongiorno. Buongiorno, salve. Buongiorno. Primavera. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei. Ben arrivato a Montecchio Vesponi. Grazie mille. Qui appunto a Montecchio Vesponi, Avoca Erbe ha deciso di partire con un progetto impegnativo, sì, importante, forse anche unico nel suo genere. Ci può spiegare? Sì, diciamo che il bacino della Val Tiberina ci stava un po' stretto, possiamo dire così per farla breve, e quindi la mente imprenditoriale del Cavaliere Mercati si è guardato intorno, però ha voluto rimanere in Toscana, in provincia di Arezzo, perché anche dal punto di vista logistico abbiamo i supporti già esistenti appunto in Val Tiberina, e ha dislocato qui inizialmente un investimento di carattere produttivo. Voi sapete che la nostra materia prima sono le erbe medicinali, queste, gioco forza, devono essere coltivate con le coltivazioni appunto di queste, e lì dentro c'è il nostro
laboratorio fitochimico e quindi non possiamo scappare da questo, in agricoltura biologica ovviamente, e quindi quest'area qui ci è sembrata particolarmente evocata per tutta una serie di fattori. In più, dopo è nata in contemporanea, perché la mente sempre dell'azienda Aboca, questo DNA che vuole sempre così trasmettere innovazione di prodotto, ma anche di processo, di comunicazione, è nata il progetto dell'arboreto medicinale. Cioè, che cosa? Quindi, dopo il museo che avete già visitato, dopo tante attività, l'attività editoriale e quant'altro, ci siamo così orientati su un progetto che potesse essere un mix tra turismo, comunicazione, rivalutazione di esistenze storiche del luogo e in più collezione, tanto per farvi capire, ma soprattutto un museo vivente a cielo aperto, che cosa è costituito appunto da piante arboree, quindi piante che hanno un significato proprio nel vero senso della parola, alberi, quindi legnosi, arborei, anche monumentali come avete visto lungo lo stradone, esistenti in quest'area oppure trasferiti da aree, sempre in Italia, ma anche esotiche, in questo mondo, in questo ambiente qui, in modo tale che con il restauro, la rivalutazione delle cubature, delle leopoldine, chiaramente anche questa in sintonia e ottemperanti le normative di carattere storico ambientale, poter richiamare qui una serie di persone interessate che pensano sempre più sul naturale, sul biologico, ma soprattutto sulla valenza storica di questi luoghi, una fruizione turistica diffusa, diciamo così, dell'ambiente, collegata poi però al mondo della salute naturale, della rivalutazione delle piante, di queste eccezionali risorse vegetali che ci sono e che possono essere messe quindi a disposizione di tutti. Quindi ecco l'idea del progetto. Quindi questo vuol dire più di 1000 piante, sostanzialmente arboree, più di 350 specie diverse, che sarà sempre un discorso in evoluzione perché acquisizioni le stiamo facendo sempre di più, e con un progetto appunto di riqualificazione ambientale però di carattere proprio aperto a tutti. Lo stradone granducale di Montecchio è, per così dire, la colonna vertebrale di questa azienda. A destra e a sinistra ci sono le coltivazioni e si troveranno anche nei vari ambiti, aree territoriali, tutta una serie di piante che hanno dei tematismi particolari, veri e propri, quindi le piante, il viale dei profumi, il viale delle piante l'uomo, il viale delle piante dell'eternità, cosiddette, perché sono piante longeve, mitiche, e tante altre che hanno avuto un ruolo fondamentale nell'evoluzione dell'uomo, sia dal punto di vista, diciamo così, anche della manifattura, ma anche dal punto di vista di essere fonte di nutrimento e sostanze medicinali. Questa è in breve quello che chiaramente l'impegno è tanto. Il recupero strutturale di queste leopoldine impiegherà ancora circa un paio d'anni, tant'è vero trascorrerà tutto il 2016 e si prevede l'inaugurazione nel fine estate, inizio autunno del 2017. Chiudo questa parentesi. Insieme a tutta questa impostazione c'è anche un'attività di produzione, ecco perché avete visto nello stradone le piante, i gelsi, il Morus alba, il gelso bianco, perché c'è un'attività in corso di ora di ricerca e sviluppo, ma già che sta già dando i suoi risultati sull'allevamento del baco da seta, recuperando una tradizione di questa zona. Infatti voi conciliate, esatto, Tradizioni, radici e cultura tipiche di questi posti, reinterpretandola in un'ottica moderna contemporanea. Tra l'altro, con un progetto forse anche unico nel suo genere, ci sono iniziative simili, ma forse sono anche più statiche. E meno, diciamo così, correlate a tutto un mondo che circola su questo aspetto della salute naturale, del benessere e quant'altro, ma vero, non modale, ecco, vorrei dire, come, perché va di moda. Noi stiamo studiando ad esempio per il baco da seta il filato appunto naturale che questo insetto produce per poter inserirci in tutti quei materiali, biomateriali di tipo chirurgico, medicale, ora non vorrei dire più di tanto, ma che potrebbero essere importantissimi per certe patologie, per le cure, per lenire certi. Quindi sempre visto su quell'ottica lì.
Lei, tra l'altro, signor Sindaco, abita proprio qui, a pochissime centinaia di metri da questa zona. È la prima volta che aboca con un progetto così importante. Sono circa 150 ettari coinvolti, verranno portati capitali, verrà portato lavoro. È la prima volta che arriva in Val di Chiana con un progetto così importante. Cosa rappresenta per voi questo momento? Ma sicuramente questa è una di quelle situazioni, uno di quei progetti per i quali vale la pena di essere sindaco. Lo dico con una punta di orgoglio, in quanto sono il sindaco di Castiglione Fiorentino, ma anche sono un abitante di questa frazione. Come ha detto, abito proprio a qualche centinaio di metri da qua, sono nato da queste parti e quindi credo che trasformare quella che poteva essere tranquillamente ricordata da tutti come un'area sostanzialmente abbandonata, degradata, in particolare le Leopoldine, possono diventare oggi una testimonianza attiva, produttiva della città di Castiglione Fiorentino, del territorio della Val di Chiana e della Toscana. Credo che si ottengono due effetti perlomeno: quello di rivitalizzare questa zona che ha un fascino, basta guardare quello che ci circonda, oltre al fatto che qui un'azienda con le idee chiare, e qui li ringrazio pubblicamente, non appena questa amministrazione si è insediata, ha inteso subito accelerare un percorso che può portare beneficio, credo, a tutti. E da queste zone, varcate sovente anche dall'attività fisica di footing del sindaco, noi ringraziamo Sergio Fucceri di Aboca Erbe. Il nostro percorso, la scoperta del comune di Castiglione Fiorentino, prosegue. Lasciamo la Val di Chiana per addentrarci in una valle forse meno conosciuta e molto particolare, anche con un microclima molto particolare. Andiamo a scoprire quella che è la Valle di Chio, con alcune eccellenze veramente straordinarie. Allora seguiteci. Siamo arrivati in Val di Chio, appunto ai Casali Val di Chio, un agriturismo. Incontriamo la signora Lidia. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Lidia. Ciao sindaco. Vediamo una tavola imbandita, ci sono alcuni dei prodotti che voi realizzate all'interno di questa azienda, grazie anche a un microclima molto particolare che c'è all'interno, certo, di questa valle. Qui il nostro agriturismo Casali in Val di Chio si trova proprio nel cuore della Val di Chio. È una piccola valle con un microclima particolare perché è protetta da tutte le colline che poi confinano con l'Umbria, e quindi è una valle in cui si può fare molto facilmente produzione biologica, proprio perché non abbiamo problemi di nebbie, di troppa umidità, i terreni sono molto drenanti, per cui si riesce a fare una buona produzione sia di vino che di olio. Avete recuperato anche una struttura antica, sì, di pregio. Com'è nata questa idea? Dunque, questa è la proprietà di mia suocera e 20 anni fa, quest'anno è il ventennale, io e mia cognata Roberta abbiamo preso in mano la situazione e cominciato, con l'aiuto logicamente dei mariti, a ristrutturare prima i casali, perché il nostro è un agriturismo diffuso. Qui è la sede, però abbiamo poi le ville, i borghi sparsi per le colline della Valle di Chio. E piano piano si è ristrutturata la prima villa, poi l'altra, e nel frattempo abbiamo comunque ripiantato il vigneto, ristrutturato la cantina, quindi diciamo che nell'arco di 20 anni abbiamo messo insieme circa 50 posti letto e più una produzione su 5 ettari di vigneto e una quindicina di oliveto. Ecco, l'olivo, l'olio è una delle punte di diamante, certo, delle produzioni di questa, certo, zona. Certo. Quali sono le caratteristiche di questo olio? Dunque, la storia dell'olivicoltura qui è abbastanza importante perché ho fatto delle ricerche storiche. Sembra che la famiglia Medici intorno al 500, facendo delle analisi territoriali, capì che le colline di Arezzo erano facilmente propizie per la coltivazione di olivo. E sembra che la famiglia Giusti, che era la famiglia del babbo di mia suocera, fu una delle famiglie mandate da Firenze in quel periodo lì per coltivare gli oliveti.
Quindi noi abbiamo tracce di questa famiglia molto antiche e quindi è una famiglia che è radicata da tanti secoli qui e ha sempre prodotto comunque olio e vino. L'olivicoltura, come vedete poi, se fate un giro fuori, è sui terrazzamenti, quindi è un'olivicoltura abbastanza estrema e questo giustifica il fatto che questo tipo di olio tradizionale costa molto. La gente dice perché c'è questa differenza di prezzo, perché io dico provate ad andare a raccogliere, a lavorare in certe condizioni, poi capite perché l'olio pugliese costa meno rispetto al toscano. È un bel esempio anche, come diceva, di imprenditoria femminile. Lei sì. Guida un'associazione che riunisce tante realtà simili in questa realtà, quella della Valle di Chio. Quali sono anche le difficoltà di operare in questo ambito? No, diciamo che allora, 3 anni fa abbiamo fondato un'associazione che è l'OTC, che raggruppa strutture sia agrituristiche che di B&B, ristoranti. Siamo un gruppetto di colleghi che cerchiamo di portare avanti un po' la promozione del territorio insieme alle istituzioni, perché la nostra idea è che se non si lavora in rete, in sinergia, insomma, ha poco senso e dura poco. Diciamo che è un territorio piuttosto propizio per il turismo, perché è fuori dai grandi circuiti, però abbiamo il vantaggio che abbiamo una stazione, un'uscita dell'autostrada piuttosto vicina, quindi abbiamo un turismo che diciamo non è proprio tutto l'anno ma quasi, e abbiamo sia Nord Europa che Stati Uniti, si vedono anche degli australiani, giapponesi cominciano a affacciarsi, quindi diciamo che a volte il castiglionese non si rende conto del potenziale che ha il turismo castiglion-fiorentino e delle presenze che riusciamo a fare. Quindi secondo me l'indotto che si può creare molti più posti di lavoro rispetto a quelli che attualmente ci sono. Tra l'altro, da alcune cose che lei ci diceva, qui sostanzialmente non si inventa niente di artefatto, tutto trae origine da quelle che sono le tradizioni. Per esempio, voi date anche la disponibilità di coltivare l'orto ai vostri ospiti. Sì, 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 sì. Avete scelto in maniera forte anche sul biologico. Certo, no, infatti quello che vedete qui è perché ha un senso. Noi abbiamo già da un po' d'anni messo a disposizione l'orto di famiglia anche agli ospiti dell'agriturismo. Quindi loro liberamente durante il giorno vengono e si raccolgono le loro cose, e questo è bello perché vedi soprattutto bambini nord-europei che finlandesi che vengono a cogliersi i pomodori, le melanzane, insomma è un'esperienza che per noi è normale, quotidiana, mentre non è proprio così scontata, insomma è un valore aggiunto importante che diamo al turista. La signora Lidia ci diceva anche di questa collaborazione con le amministrazioni pubbliche, tra l'altro Castiglion Fiorentino bandiera arancione riconosciuta dal Touring Club. Qual è l'importanza anche della valorizzazione di questa valle che forse è anche poco conosciuta? Ma quello che avete detto è completamente sottoscrivibile, nel senso che qui Lidia ha fatto un quadro di quella che è la peculiarità di questo territorio e che, come diceva lei, non è adeguatamente ancora conosciuto per le potenzialità che ha. E l'essenza di questa attività agrituristica è proprio racchiude anche lo spirito con la quale credo che sia anche nata e si sta diffondendo, ovvero di unire anche le eccellenze e le caratteristiche delle nostre strutture ricettive attraverso questo comune denominatore che è l'agriturismo diffuso o quello più, diciamo, verosimile al territorio toscano. Purtroppo questa attività è stata anche mal utilizzata e mal interpretata, quindi è opportuno anche attraverso queste esperienze ridare questo valore aggiunto che può essere l'agriturismo toscano. Credo che qui dalla produzione reale e non così figurativa, dalla terra e da questo territorio così fertile si ha proprio l'immagine di quello che poi alla fine è un'eccellenza riconosciuta, vorrei dire, anche a livello mondiale. Una di queste strutture qui della Val di Chio è stata premiata per l'ennesima volta da TripAdvisor come migliore bed and breakfast del mondo. Questo non sarà un caso. E non è un caso infatti che noi proseguiamo questo percorso alla scoperta della Valle di Chio. Questa qui era solamente un assaggio, andremo a vedere delle realtà molto particolari, di un turismo non di massa. Noi ringraziamo la signora Lidia e allora noi non resta che rimetterci a bordo e proseguire il nostro percorso.
abbandonando la strada principale, noi ci addentriamo in questa strada sterrata nella Valle di Chio e arriviamo al Sentiero dei Mulini. Qui incontriamo il signor Antonio Bernardini, che rappresenta l'associazione Amici della Valle di Chio. Allora andiamo a scoprire insieme questa iniziativa, questa realtà che è stata realizzata nel corso degli anni. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno carissimo Antonio. Ciao Mario. Ciao, ciao. Buongiorno e ben trovato, benvenuto a un sindaco. Grazie, a bordo. Benvenuti a voi. Allora, qui siamo in un posto particolare. Tutta la valle, questa zona, anticamente era costellata da mulini. Era altissima e forte la presenza di acqua. Recentemente è stato recuperato un percorso su questi antichi mulini, percorribile a piedi, con le biciclette e con i cavalli. L'associazione che lei in questo momento rappresenta è stata uno dei protagonisti di questo percorso. Ci può spiegare allora come è nata l'idea e oggi che cosa rappresenta? Ma guarda, l'idea è nata molti anni fa dalla nostra associazione, ma in particolare attraverso una tesi di laurea dei due nostri architetti del nostro territorio, che svilupparono una tesi di laurea proprio sul recupero della memoria di questa Valle di Chio e in particolare, fra l'altro, di questi antichi mulini che si trovavano lungo questi torrenti della Valle di Chio, in particolare qui che è il torrente Scilone, che poi nel Novecento fu convogliato nel Vingone, adesso c'è solo un torrente. Ma lungo questi due torrenti anticamente sorgevano proprio tanti antichi mulini che servivano per la macinazione del grano. Era proprio una rete di mulini in cui la gente portava che il grano e riportava a casa la farina, che era un mezzo importantissimo di sostentamento delle nostre popolazioni. Abbiamo voluto recuperare questo pezzo di territorio perché è veramente integro, cioè se percorriamo le strade troviamo insediamenti nuovi, troviamo diciamo qualche piccolo disturbo rispetto a quello che è il paesaggio della Valle di Chio. Qui ritroviamo proprio l'originalità del paesaggio della Valle di Chio. Pensiamo proprio nel mezzo, possiamo vedere ai lati, a destra e a sinistra, queste montagne che ci circondano, che ne fanno un catino eccezionale. Qua è stato recuperato anche un sentiero che stava andando in disuso, cioè è stato costruito recuperando questa tradizione storica. Qual è l'afflusso? Sì, proprio partendo da quell'idea, con il comune di Castiglione Fiorentino ricercammo dei finanziamenti che abbiamo avuto tramite la Regione Toscana, la Comunità Europea, ma protagonista è il comune di Castiglione Fiorentino, e abbiamo rimesso in sesto questi, riscoperto anche in taluni casi, proprio questi antichi percorsi, che sono i percorsi lungo il fiume, lungo questo Vingone, chiamiamolo fiume ma è un torrente, comunque per noi è il fiume. E abbiamo iniziato, diciamo, quasi per scherzo, solo un piccolo pezzo, ma il successo di pubblico è stato talmente vasto e importante, la richiesta proprio della popolazione, che anche con il comune poi abbiamo allungato questo percorso fino alla cima della Valle di Chio per adesso. Abbiamo delle ambizioni riguardo a questo e qui c'è il sindaco, anche mio amico Mario, e spero che, e sono sicuro che ci aiuterà su questo, perché abbiamo l'intenzione di allungarlo fino proprio alla cima completa della Valle di Chio, dove ci sono altri mulini che salgono verso i crinali, bellissimi nella zona di Polvano, ma soprattutto la cosa bellissima che vorremmo fare, e qui chiedo proprio l'aiuto al nostro sindaco, sono sicuro che sono sensibili a queste tematiche, non c'è dubbio, per quello che si può fare naturalmente, ma adesso siamo usciti dal dissesto, quindi diciamo che potrebbe tutto essere un po' più possibile. E vorremmo collegare, in sostanza, questa è un'antica nostra ambizione, questo percorso di antichi mulini che è lungo il Vingone al percorso del canale Maestro della Chiana, al percorso dei sentieri della bonifica, che a sua volta sarà collegata alla ciclopista dell'Arno. Bravo, è possibile, perché come il Vingone si collega al canale Maestro della Chiana, così questo percorso può arrivare al canale Maestro della Chiana. Ci consentirebbe di dare uno sfogo ulteriore a questo nostro percorso, ma anche di permettere a visitatori esterni di, attraverso questo affluente, di venire a scoprire questo splendido paesaggio della Valle di Chio, che è veramente un gioiello
incastonato, vedete, fra queste montagne. Ma di questi mulini oggi cosa rimane? Allora, di questi mulini oggi rimane dei belle testimonianze. Alcuni sono ancora rimasti così come erano, e specialmente nella parte alta non sono stati ancora recuperati, e si possono trovare dei manufatti veramente pregevoli, mentre molti altri sono stati, anche qui vicino a noi dove siamo in questo momento adesso, sono stati recuperati fortunatamente proprio per adibirli ad attività agrituristiche. E questo è un altro aspetto caratteristico di questa Valle di Chio, che oramai si è caratterizzata per questa peculiarità, insomma, la coniugare il paesaggio, le produzioni e anche la nostra architettura. Insomma. Ci sono delle iniziative specifiche che voi portate avanti in questi percorsi, in questi sentieri? Sì, allora, vengono, diciamo, periodicamente durante l'anno fatte delle escursioni trekking guidate da parte di associazioni del territorio che operano, tipo la GECO, che ultimamente sta svolgendo una opera mirabile riguardo a questo, proprio di far conoscere alla nostra gente, ma non solo alla nostra gente, parti di territorio che nemmeno sanno che esiste, che sono bellissime. Io adesso mi auguro che con le vostre telecamere potrete anche qui intorno scoprire cose molto molto interessanti da vedere, che sono veramente notevoli, insomma. E attraverso queste iniziative riusciamo a portare la gente nel territorio e rimaniamo meravigliati del fatto che molta gente scopre posti che nemmeno sapeva che esistessero qui nel nostro territorio di Castiglione Fiorentino, e questa è una gran bellissima cosa, insomma, secondo me. Signor Sindaco, lei è stato tirato in ballo, ci vuole dire qualcosa in merito alle sollecitazioni che le sono state fatte? L'amico Antonio è stato tempestivo, ha subito parlato dell'uscita del dissesto in quanto è venuta ieri, quindi oggi è stato puntuale. Ma questo invece lo ritengo un esempio assolutamente lodevole di come l'iniziativa privata, dei privati, perché qui non c'è l'imballo, l'interesse di un singolo, l'indicazione che viene dai privati è stato quello che sostanzialmente deve e dovrà ricevere e recepire l'amministrazione comunale, l'amministrazione pubblica. Queste attività che insistono nella Valle di Chio hanno capito per tempo e anche in maniera assolutamente lungimirante che questo è il biglietto da visita di questo territorio. Questo territorio non ha bisogno di modifiche o di interventi così importanti dal punto di vista strutturale. Il naturale paesaggio che si può ascoltare, perché qui stamani venendo qua si sente il rumore dell'acqua che è qui dietro le mie spalle, la passeggiata che qui si fa sia a livello amatoriale, agonistico, piuttosto che la passeggiata delle famiglie, è quanto di più genuino e importante può essere abbinato all'offerta turistica di queste realtà che ci sono in Val di Chio e nel territorio di Castiglione Fiorentino. E proprio stamani, avendo fatto un giro più importante, siamo stati allo Stradone, ci siamo resi conto e vi siete resi conto tutti che coniugare e unire, collegare queste realtà del nostro comune attraverso una rete che possa estendersi addirittura in tutta la Val di Chiana è, credo, semplicemente il futuro che è stato tracciato dai lungimiranti imprenditori che io ringrazio. E lei parlava del rumore dell'acqua, noi adesso proseguiamo questo viaggio nella Valle di Chio. Andremo adesso a conoscere il silenzio di un luogo incantato, di questi luoghi, andremo a conoscere l'esperienza di un eremo situato in un luogo difficilmente anche raggiungibile proprio all'interno di questa piccola e particolare valle che è la Valle di Chio. Allora proseguiamo il nostro percorso, grazie all'associazione degli amici della Valle di Chio. Noi siamo alle pendici di Castiglione Fiorentino, all'inizio della Valle di Chio, siamo in mezzo a delle serre, una grande distesa di serre, infatti quello del florovivaismo è uno dei settori cardine di questo territorio, di Castiglione Fiorentino. Cosa rappresenta per voi questa realtà? Ma questa rappresenta una delle realtà che si è maggiormente rafforzata e ramificata in questi anni. Alcune famiglie di imprenditori del settore hanno in maniera molto tenace, molto caparbia, ampliato la loro capacità
di investimento in questo settore, estendendo anche la potenzialità del florovivaismo di questa realtà e anche dando delle opportunità dal punto di vista occupazionale, perché l'indotto complessivamente oggi ha un significativo numero di addetti che sono coinvolti in questa importante attività del Comune di Castiglione Fiorentino. Quindi qui cosa viene coltivato? Ortoflorovivaismo vuol dire dagli ortaggi si arriva fino al vivaio che riesce a commercializzare e anche produrre alberi di alto fusto. Abbiamo delle famiglie proprio tradizionali che sono da sempre coinvolte in questo settore, ma abbiamo anche delle nuove realtà che, con le caratteristiche favorevoli del nostro territorio e anche dei nostri terreni, hanno cominciato a entrare su questo argomento. Ecco, Castiglione Fiorentino è stata riconosciuta anche con riconoscimento della bandiera arancione da parte del Touring Club, a testimonianza anche della qualità della vita, del tipo di situazione che è presente, no? Dal punto di vista storico, artistico, culturale, paesaggistico. Cosa state cercando di fare per valorizzare questo patrimonio? Ma crediamo che da soli non si arriva da nessuna parte. Entrare in una rete di realtà, di comuni che hanno delle potenzialità, significa avere più possibilità di farci conoscere. Quindi, tra i progetti di nostra amministrazione, oltre quello di far parte delle bandiere arancioni del Touring Club, c'è anche quello di entrare nelle città dell'olio, per esempio. Sono delle piccole ma importanti caratteristiche di una comunità che possono anche dare dei ritorni dal punto di vista anche proprio della diciamo anche del prodotto interno lordo. Questo mi riferisco in particolare al turismo, ma soprattutto anche a quelle attività agricole che possono avere a che fare con il turismo. Le attività che abbiamo visitato nel settore agriturismo lo dimostrano. D'altra parte, questa eccellenza in molti posti è stata un po' una speculazione, cioè dire che c'è l'agriturismo poi magari non nulla a che vedere col territorio di per sé è abbastanza improprio. Queste attività e questo connubio legame tra agricoltura, territorio, qualità della vita e imprenditoria locale credo che sia una potenzialità che non tutti hanno e che credo che qui a Castiglione Fiorentino invece possiamo tranquillamente vantare. Noi parlavamo del florovivaismo, che è una delle eccellenze di questo territorio, un territorio che però è ricco anche di storia e di cultura. Lei ha anche la fortuna di aver conosciuto Vittorio Sgarbi, un personaggio di fama sicuramente nazionale ma anche oltre. Ci può spiegare come è nato il legame con Castiglione Fiorentino e poi anche un'amicizia personale? Per qualcuno può essere anche una sfortuna. Io ritengo quello di conoscere Vittorio Sgarbi e di poterlo annoverare tra i miei amici una fortuna, perché è un personaggio che ha una dose enorme di conoscenze culturali della storia artistica italiana. Se consideriamo che in questo suo lungo pellegrinaggio nell'Italia e non solo, fa parte anche Castiglione Fiorentino, dalle sue visite notturne fino alle sue iniziative che hanno favorito la nostra città anche per la scelta del Bartolomeo della Gatta nel padiglione Italy, io penso che sia altro che di guadagnato. Voglio pure dire che ci compensiamo da un certo punto di vista, perché se io ho tutto da imparare e da ascoltare dal Vittorio professore di arte qual è, io credo di poter essere utile a lui quando mi chiede delucidazioni sulle località della Toscana dal punto di vista anche
se non altro enogastronomico piuttosto che del turismo. Quindi Castiglione Fiorentino su questo lei è esperto, insomma. Mi ritengo uno sgarbi della situazione, vedete. A parte le battute, credo che lui Castiglione Fiorentino l'abbia apprezzato anche per questa sua genuina capacità di accoglienza anche dei ristoratori locali che ha avuto modo di apprezzare, questa conoscenza anche del paesaggio, della tranquillità di questa città. E poi alla fine ci è voluto sgarbi anche per scoprire delle cose che il nostro museo deteneva, ma che ritengo non sono mai state adeguatamente valorizzate e promosse come lui ci ha aiutato a fare e che spero che continui a farlo. Ecco, la valorizzazione del patrimonio. Voi tra l'altro avete una situazione economica molto difficile perché il comune è stato fino a pochi giorni fa in una situazione di dissesto. Siete stati degli artisti nel valorizzare le vostre opere d'arte a costo zero. Su questo penso che potete fare anche scuola per tante altre realtà italiane. Quali sono stati gli ingredienti di questa ricetta? In generale sono le crisi che aiutano l'uomo a ingegnarsi su come poter ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo economico in questo caso. Noi non abbiamo fatto sforzi minimi, ma abbiamo fatto dal punto di vista economico nessuno sforzo perché non era possibilità del comune di farlo. Quindi in parte bisogna ringraziare qualche partner privato che ci ha aiutato e ci ha sostenuto in qualche iniziativa. Ma poi soprattutto è questa rete di agganci che ci siamo costruiti, ci siamo coltivati per poter come dire, anche promuovere la nostra città. Speriamo di poter programmare, e questo è uno dei prossimi e primi obiettivi della mia amministrazione, delle nuove iniziative culturali, perché l'area che abbiamo visto stamani, l'area del Castro, il nostro museo, la nostra biblioteca sono delle mete che da sole probabilmente non soddisfano il palato fino di turisti che possono venire per lunghe permanenze, ma possono essere, al pari di altri piccoli centri e della Valdichiana e della Toscana, delle mete che se unite formano un dignitosissimo e credo prestigioso anche percorso turistico, culturale e gastronomico. Ecco, sui percorsi, noi per esempio abbiamo visto il Sentiero dei Mulini, ce n'è uno legato agli Etruschi. Le radici appunto di Castiglione sono etrusche. In questo ambito cosa è stato fatto, cosa avete anche in mente di fare? Ma qui abbiamo anche in questo caso fatto un accordo con realtà e comuni che hanno le nostre stesse caratteristiche e che in questo percorso che si è definito a livello europeo la rotta dei Fenici abbiamo appunto sottoscritto quella che è la Carta degli Etruschi. Fatto un accordo di questo genere occorre assolutamente, e qui occorrono proprio le risorse, qui viene fuori ahimè l'aspetto sempre economico, occorre creare dei progetti anche unendo le potenzialità di questa rete che non è solo italiana ma addirittura una rete europea. Noi abbiamo già dei approcci con questo canale che ha delle potenzialità enormi e che sono sicuro che è il futuro delle nostre città, perché è attraverso la rete di collegamento che si può instaurare non solo simbolicamente ma anche dal punto di vista progettuale che possono formarsi delle reti, delle sinergie importanti per incentivare il turismo e canalizzarlo verso certi percorsi che sono organizzati e anche sostenuti dalla stessa comunità economica europea. E andiamo adesso a conoscere allora una realtà molto particolare, ovvero si tratta di un eremo. Siamo sempre nella Valle di Chio e andremo a conoscere un eremita. Già, perché anche nel 2016 esistono degli eremiti che fanno della loro vocazione, spesso anche nei luoghi particolari, degli unicum. Allora andiamo a conoscere l'eremo di San Lorenzo alla Montanina. Questo è
scenario incontaminato. Qui è veramente incontaminato. E noi siamo arrivati all'eremo di San Lorenzo alla Montanina. Incontriamo Padre Giuseppe, buonasera. Sì, buonasera. Padre buonasera. Giuseppe, buonasera. Non ci conosciamo, no? La sua è una vocazione eremitica, siamo appunto nel XXI secolo. Qual è il significato di mantenere, di avere questa vocazione, questo carisma al tempo d'oggi? Beh, al tempo d'oggi certo non è il tempo della contemplazione. La contemplazione praticamente è costituita da due componenti, no? La preghiera e l'ascolto della parola di Dio. E quindi lì è un po' tutta quanta la mia vita, assieme al lavoro, eccetera. Quindi ecco, certo, con tutta una società che corre, fermarsi, insomma, può voler dire comunicare certi valori. Oggi c'è una lontananza da Dio, insomma, sempre più accentuata. Invece uno che fa questa vita, la relazione con Dio è la primaria, no? E così, oggigiorno, una delle difficoltà più grosse è l'ascolto della parola, ma non solo la parola di Dio, ma tutti parlano, pochi ascoltano, e si sente il bisogno di ascoltare. Quindi ecco, una vita come questa dà la possibilità di ascoltare, quindi ascolti la parola di Dio, poi ecco, vengono anche delle persone, e tu li accogli, parli con loro e via dicendo. Poi il silenzio, in un mondo così rumoroso, pensare qui non c'è un rumore, no? Però non quello del vento e degli animali. Degli animali, sì, però è un silenzio che parla e parla molto per chi ascolta. Parlavo l'altro giorno con un direttore di banca e dicevano che anche a me piace passeggiare nel silenzio. Però dopo 10 minuti cominciano a venirmi sulle cose e allora torno indietro. Che il silenzio è questo anche, no? Ti costringe, non ti costringe, ti viene spontaneo, ti nascono dentro quelle domande che tante volte si evitano, no? Si rimuovono. Quindi ecco, questo tipo di valori, diciamo, ecco, credo che oggigiorno possano essere importanti, insomma, ecco. Lei diceva che accogliete anche delle persone o comunque dei piccoli gruppi che vengono qua. Quali sì. Sono le proposte che gli fate? Ma dipende, ecco, di là c'è una suora agostiniana e quindi di clausura, e starà lì un mese e poi torna nella sua comunità. Ci sono state delle coppie di sposi, ci sono delle famiglie che vengono, gruppi impegnati, no? Un po' di tutto, sacerdoti e via, insomma, una varietà. Insomma, ecco. Voi siete a disposizione. Lei prima era un missionario, sì. Caos forse delle metropoli ha deciso di venire qua, cosa l'ha spinta? Beh, sono le esigenze, insomma, cioè sono quelle cose che ti nascono dentro. Lei è stato in Canada per tanti anni. Sì, 14 anni, sì. Sono stato lì perché la mia congregazione è una congregazione per gli emigranti e noi naturalmente in quel tempo, nel 70, quando sono partito io per il Canada, l'emigrazione italiana era ancora molto viva e anche in una nostra parrocchia 50.000 persone. Sono cose, insomma, ecco, 1.200 cresime, 1.200 prime comunioni e via, insomma, cifre. Poi è tornato indietro? No, prima sono andato a Toronto, perché lì invece era tutto un altro mondo. Lì era, diciamo, ero vice superiore del collegio di filosofia e di teologia nostro e poi insegnavo lì all'università, nella facoltà di teologia. E quindi... E poi, insomma... No, dicevo, com'è che da questa esperienza lei è tornato, diciamo, in Italia e poi appunto a questa scelta eremitica? Sì, sono quelle scelte che non sono scelte, ma che in qualche modo, ecco, cioè è qualcosa, insomma, che ti spinge dal di dentro, capito? Verso il silenzio, verso la preghiera, verso questa vita. E ci ho messo anni per decidere. E alla fine ha detto sì. Sì. Questo luogo, no? Un luogo storico, quali sono le sue radici? Storiche? Sì. Beh, dunque, le uniche che sappia io, ecco, qui il primo volontario, uno dei primi volontari,
Lui era appassionato di storia della Toscana e mi raccontava che è andato a una piccola ricerca, ha trovato questo luogo risalente come prima struttura all'VIII secolo. Questa chiesa nel 1000 era già parrocchia. Dietro, noi l'abbiamo tenuto un po' pulito, c'è un sentiero che è chiamato il sentiero di San Francesco, perché parte, mi pare, dal Trasimeno, va su al Sant'Egidio e continua, prosegue tutta la valle e va fino alla Verna e passava a San Francesco, o di qua o in Val Tiberina, insomma, dalle celle veniva, ecco, quindi è un percorso interessante, insomma, ecco. Poi altre notizie storiche, io non... Sì, nel 1500 la prima visita, la prima nota di una visita pastorale del Vescovo, appunto, che annotava quello che ha trovato. Un posto comunque antico che oggi rivive grazie appunto anche alla vostra presenza. Sì, sì, rivive. Parlava di sentieri, il sindaco li conosce questi sentieri, spesso è uno sportivo, li frequenta anche per fare attività, proprio per il legame con l'ambiente, con la natura. Come mai, insomma... decide di passare da queste parti frequentemente, diciamo? La risposta è eccola. Io questo posto ho la fortuna di conoscerlo, ho la fortuna di praticarlo in modo assolutamente silenzioso, perché è un posto in cui a volte arrivano fin qui le mie passeggiate anche con la bicicletta, perché ogni tanto ce la faccio arrivare fin quassù, ed è un posto dove effettivamente ci si può riconciliare. Questo credo che è stato meglio espresso da padre Giuseppe, perché non può essere solo una splendida località questo, è una località che ha una sua fascino interiore e che poi dietro ha anche questa ulteriore, diciamo, possibilità che è data dalla meditazione più profonda che può essere fatta proprio in questi posti. Probabilmente, ecco, ascoltandolo ho immaginato che questa parrocchia, così come era un tempo, era, diciamo, sulla sommità di una montagna dove molte più abitazioni di quelle che ci sono attualmente potevano esserci, perché questa zona della Valle di Chio era molto più popolata. Oggi la zona della Valle di Chio è una zona pregiata, ma magari è più conosciuta sotto il profilo turistico e meno popolata sotto il profilo anche dei cittadini che la vivevano. Quello che va dato atto e merito è che questo è un posto anche curato molto bene e che vale la pena di visitare. Quindi, lontano dal clacson, lontano dal traffico, lontano dal caos, credo che farebbe bene a tutti ogni tanto prendersi una sana pausa di riflessione e venire su questa splendida collina. E noi riprendiamo il nostro percorso da questa splendida collina, torniamo a Castiglion Fiorentino, andremo a conoscere una delle realtà che hanno portato il suo nome in tutto il mondo. Stiamo parlando di volontariato e della figura storica e famosa dello sportivo Fabrizio Meoni, che troppo prematuramente ci ha lasciato. Allora andiamo a conoscere la fondazione che tuttora porta alto il suo nome. Noi abbiamo ripreso la strada che ci porta a Castiglion Fiorentino, siamo nella strada che costeggia le colline di questo comune. Castiglion Fiorentino ha delle iniziative in ambito podistico che coniugano l'aspetto sportivo con quello storico e anche di promozione del territorio. Stiamo parlando di due manifestazioni, in particolare il trail delle Valli Etrusche e la Ronda Ghibellina. Ci può spiegare di che cosa si tratta, visto che tra l'altro lei vi ha preso parte come partecipante? Sì, ho partecipato ai nastri di partenza, mi sono fatto trovare sempre pronto, poi dopo l'arrivo quello diventa un optional, però credo che anche nella veste che ricopro attualmente, visto che ho avuto modo di parteciparvi anche prima, è stato ed è motivo di grande orgoglio poter percorrere questi percorsi verdi che si possono distinguere in breve, media e lunga distanza, a cui addirittura la Ronda Ghibellina hanno partecipato circa 1000 iscritti. Questo favorisce una conoscenza e una direi anche una visita
del nostro territorio, dei nostri scorci, meravigliosa. Per gli sportivi magari è una cosa abbastanza naturale vedere questi paesaggi, però ecco, posso dire che le caratteristiche del nostro territorio ben si addicono a questo tipo di manifestazione. Non c'è solo il trail, ci sono anche delle iniziative importanti che porta avanti il nostro motoclub intitolato a Fabrizio Meoni, con gare che anche queste sono uno stretto collegamento tra sport, paesaggio e turismo, perché tra l'altro alcune di queste iniziative si svolgono in periodi abbastanza morti dal punto di vista turistico. Come dicevamo, forte il legame anche con l'aspetto storico e culturale, no, di questi territori. C'è una manifestazione a cui tengono particolarmente i castiglionesi, ovvero il Palio dei Rioni. Ci può spiegare di cosa si tratta? Ma l'associazionismo di Castiglione Fiorentino credo che trova la sua essenza nella attività sociale, ricreativa, folcloristica che è appunto racchiusa all'interno dei tre rioni che si dividono il territorio comunale attraverso tre precise aree: Porta Romana, Porta Fiorentina e Porta Cassero. Questo è l'evento, diciamo, più sentito dell'anno ed è la terza domenica di giugno, dove si corre il Palio della Madonna delle Grazie del Rivaglio. No? Nel tempo questa tradizione si è rafforzata decisamente, anche perché ha coinvolto veramente le fasce più giovani, quindi c'è stata una ripresa importante dagli anni 70 di questa manifestazione, che ha le sue origini in epoche ben precedenti, ma che oggi è veramente consolidata e vede una partecipazione importante che è andata ben oltre la sfida nella piazza Garibaldi della terza domenica di giugno nella Corsa dei Cavalli. Si sfidano durante l'anno in altre manifestazioni agonistiche, come il torneo di pallavolo che c'è da quest'anno, il torneo di calcetto, il torneo di calcio, la gara dei musici sbandieratori che viene fatta nel weekend precedente alla Corsa dei Cavalli in piazza del municipio. Ma molto spesso, ecco, assistiamo al coinvolgimento dei rioni nelle attività istituzionali del comune, cioè il saluto, il colore, l'immagine che dà Castiglione Fiorentino spesso e volentieri è data dalla presenza dei tre rioni che cominciano a essere vivi e attivi tutto l'anno. Altro momento clou della vita sociale e culturale di Castiglione è il maggio castiglionese. Qui anche questa è una manifestazione molto sentita. Cosa organizzate di solito? Ma anche questa è una manifestazione in continua evoluzione. Il maggio castiglionese, allora settimana castiglionese, nacque come fiera campionaria dove c'era di fatto una vera e propria esposizione di attrezzi agricoli. Allora il settore primario era quello che tirava più da queste parti e quindi era come una fiera che permetteva anche agli operatori dell'agricoltura di poter vedere attrezzature che potevano essere utili nell'ambito delle loro attività. L'evoluzione ha portato a una rivisitazione graduale e anche direi costante del maggio castiglionese. Nel corso degli ultimi anni diciamo che stiamo anche sempre più spostandoci verso quelle che sono i punti di forza, no, dell'economia locale castiglionese. Uno spazio importante l'hanno ricoperto anche i nostri operatori ortoflorovivaistici, che allestiscono delle piazze del centro storico anche in maniera, elegante, vorrei dire, dando un tocco, dei connotati di verde che sicuramente fanno bene allo sguardo del visitatore. È una mostra campionaria che si snoda in tutto il mese di maggio e che diciamo che dà delle risposte un po' a diverse aspettative. Non mi immagino il maggio castiglionese del 2040, però credo che nel tempo dal settore agricolo saremo più anche orientati verso il settore, diciamo, della commercializzazione e quindi di quelle che sono la valorizzazione delle nostre eccellenze. Noi abbiamo parlato di associazionismo, abbiamo parlato della figura di Fabrizio Meoni, allora adesso andiamo a conoscere la fondazione a lui dedicata, che da quando ha tragicamente perso la vita nel corso della Parigi-Dakar tiene alto il suo nome e la sua memoria.
qui di fronte al municipio di Castiglioni, ci aspettano Pierluigi e Alessandro. Ciao Pierluigi. Buonasera, buonasera, benvenuti sindaco. A un sindaco a bordo. Voi siete buonasera. Due rappresentanti della sì. Fondazione Fabrizio Meoni, una sì. personalità illustre di questa cittadina, purtroppo prematuramente scomparso nel corso sì. della Parigi di Dakar di qualche anno fa. Appunto lei è anche il nipote sì. Di Maurizio. Qual è il ricordo, insomma, che lei ha di suo zio? È un ricordo ovviamente vivissimo, che è rimasto impresso in tutta la famiglia, quindi compreso anche me. E diciamo che di recente, per varie vicissitudini familiari, sono stato poi nominato presidente della fondazione. Ovviamente ci sarà l'impegno a portare avanti le opere di bene che mio zio già in vita per onorare i suoi successi sportivi, comunque per onorare l'Africa che tanto aveva dato. Quindi si era impegnato a portare avanti e noi quindi a proseguire. Diverse, diciamo, sono le iniziative, in buona sostanza però tutte mirate a un proseguo della sua, delle sue opere, quindi di tutta la sua beneficenza. Contribuiamo a sostenere 3 scuole a Dakar, quindi già costruite all'epoca. Abbiamo opere in Tanzania, villaggi, scuole, mense, per esempio in Sud Sudan. Bene o male, le opere ci sono, ovviamente nei limiti delle possibilità della fondazione, che si affida totalmente ed esclusivamente alla beneficenza. Ovviamente tutto ciò che bene o male la fondazione introita poi viene riversato o a congregazioni religiose, quindi missionari, padri maristi, quindi sono dei progetti verso bambini, per dire a Dakar, bambini di strada vengono quotidianamente aiutati, sottratti alle violenze della vita purtroppo di strada di queste realtà veramente marginali, e oppure ci si accompagna, quindi si contribuisce con il loro sostegno, altre associazioni di volontariato. Rimanendo alla figura di suo zio, ecco, un campione veramente nello sport, campione anche fuori dallo sport. Una cosa mi ricordo di mio zio, sai cosa aveva? Una grande ironia. Era veramente una persona, poi si parla di persona di cuore, grande sportivo, quindi una serie di doti fisiche e morali indiscutibili. Di una cosa si parla poco invece. Quando prima hai chiesto cos'è che ti ricordi di lui, aveva una grande ironia. Era veramente una persona divertente, simpaticissima, coinvolgente. Una cosa che mi manca, per esempio, sono tutti quei racconti che ovviamente quando tornava dalle sue gare, da tutte i suoi viaggi per il mondo, si faceva riuniti in famiglia, magari davanti al camino acceso, durante la cena. E quindi tutte queste piccole cose mi mancano e me lo ricordano. Ecco, Castiglioni è molto legata a questa figura, lo ricordiamo anche per chi non la conoscesse, campione del mondo della Parigi-Dakar, morto nel corso di queste gare in maniera inattesa, inaspettata. Qual è il legame che la città ha nei confronti di questa figura, quella di Fabrizio Meoni? È difficile descriverlo in poche parole. Io non so in quanti altri casi un uomo, uno sportivo, un padre, un marito possa essere così presente nonostante che non fa più parte della nostra vita e quindi non è più con noi. Il segnale, il messaggio, la personalità di Fabrizio Meoni, con tutti i risvolti che sono stati detti, quelli conosciuti, quelli meno conosciuti, è un qualcosa di vivo e autentico, e credo che sia, pur dall'aldilà, una figura insostituibile per Castiglione Fiorentino, un testimonial del quale ci vantiamo e del quale vogliamo che rimanga vivo il ricordo. Sono state tante le iniziative in suo ricordo, mi auguro che ce ne saranno tante altre ancora. I progetti che sono stati portati avanti sono progetti che non hanno bisogno di tanti commenti. La Fondazione ha fatto già cose importanti, ma il solco di Fabrizio Meoni è un solco che è stato tracciato e sembra proprio rimanere indelebile per Castiglione Fiorentino. A me Fabrizio Meoni posso dire con orgoglio che mi rappresenta. E proprio lo ricordiamo, anche qualche tempo fa avete inaugurato un cippo a lui dedicato proprio nelle montagne qua sopra Castiglione Fiorentino.
Una figura che andava in Africa per lavoro, per sport, una passione. Lui in Africa c'aveva il cuore. Infatti tantissime iniziative di solidarietà erano nate nel corso degli anni, in collaborazione anche per esempio con l'associazione Solidarietà in Buone Mani, questa figura carismatica di padre Arturo Buresti. Oggi cosa è vivo ancora di questo amore per l'Africa in seno appunto alla fondazione? Quali sono anche i progetti attivi? Allora, ti dico con una punta di amarezza che è vivo molto di più di quello che c'era in passato, e questo ci fa sentire un dispiacere forte, perché se Fabrizio vedesse cosa ha fatto negli anni la fondazione sarebbe estremamente orgoglioso. Voglio dire una cosa, perché spesso dalle nostre parti il modello della fondazione non è molto conosciuto. Aziende, famiglie o altre hanno delle risorse, le trovano per perseguire determinate finalità. Le fondazioni spesso sono conosciute perché mettono a disposizione di una pluralità di soggetti che possono avere delle buone idee, dei buoni progetti, le loro risorse. Quindi possono finanziare un anno una cosa, un anno un'altra, quindi agire un po' a spot, senza essere riduttivo nei confronti di nessuno. Ecco, la nostra fondazione è il contrario, nel senso che si è presa carico, dopo l'incidente di Fabrizio, delle cose fatte da lui in vita, le ha ampliate coerentemente e non le ha mai abbandonate. Quindi agisce internamente, con continuità e stabilità. Quindi i nostri progetti hanno anche una discreta età. La scuola Fabrizio Meoni Amici d'Italia ha 15 anni, il progetto dei ragazzi di strada altrettanti, i progetti in Tanzania più di 10, il più giovane in Costa d'Avorio ce n'ha 6. Quindi insomma, noi siamo una fondazione che ha la sua attività propria, ovviamente collabora, come ha detto il Presidente, con delle congregazioni religiose, altre associazioni, però in una prospettiva di continuità. Quando Fabrizio era in vita, volle la scuola Fabrizio Meoni e Amici d'Italia per una periferia, un ghetto molto degradato di Dakar, e quello fu il progetto tra i tanti che gli diede più soddisfazione. Oggi le scuole sono 3, i ragazzi sono più di 1000, i fruitori dell'assistenza del progetto dei ragazzi di strada sono quasi altrettanti, e mi preme fare una piccola riflessione. Oggi sappiamo che il Senegal, che a noi è molto caro, è uno di quei paesi che alimentano flussi migratori consistenti nei confronti del nostro paese e di altri, molti altri in Europa. Ecco, i progetti nostri a Dakar, che sono veramente numerosi, presi come un insieme, sono sicuramente un'opportunità per molti ragazzi che non avrebbero nessuna istruzione o che vivono per strada, di cambiare vita, di ricevere una formazione adeguata, e quindi è un'opportunità, per avere delle possibilità di inserimento sociale nel proprio Stato, nella propria terra, che è un diritto che dovrebbe essere dato a tutti. Oggi capite che in tempi in cui i flussi migratori sono insostenibili, fare qualcosa in un paese dal quale comunque noi riceviamo delle presenze continue ha il suo valore umano. I nostri progetti sono continuamente visitati, anche perché Dakar è una città di grandi relazioni, e tutti si stupiscono di come una piccola organizzazione e i suoi partner possano fare delle cose così valide, che durano nel tempo e che sono perfettamente inserite in dei contesti sociali molto degradati, molto bisognosi. Per questo, ecco, noi consideriamo i progetti di Dakar e il Senegal un po' il nostro fiore all'occhiello, perché sono un elemento distintivo, un elemento di grande efficacia, di concretezza dove operano. Ci sono, come dicevano il Presidente, molti altri progetti che noi facciamo anche con lo spirito di un riconoscimento alle due categorie a cui vogliamo darlo: i missionari, che era il grande amore di Fabrizio, riconoscere il lavoro dei missionari, e i volontari veri, perché oggi volontario è una parola insomma che ha vari significati, un po' abusata. Quindi insomma, noi ci muoviamo in questa prospettiva. Pierluigi, c'è un messaggio che le è rimasto impresso di suo zio, che vuole condividere con quelli che ci stanno guardando in questo momento da casa? Ma guarda, credo che non sia un messaggio espresso in parole, ma espresso in fatti. Credo perseguire una sorta di integrità morale. Bene o male portare in fondo le proprie idee, ovviamente nel bene, non nel male, credo è scontato. Però un impegno costante, una serietà di vita che tutti dovremmo bene o male avere. Questo credo di sì. E su queste belle parole di Pierluigi, il nipote di Fabrizio Meoni, si conclude questa puntata di Un Sindaco a Bordo dal loggiato di Castiglion Fiorentino, con le campane che lo salutano.
Noi vi auguriamo e vi rinnoviamo l'appuntamento con un sindaco a bordo alla prossima puntata.